Siamo ora con un'altra artista in concorso al premio D'Annunzio, la signora Mira Di Cintio. Buonasera signora, lei è in concorso con questa opera. Sì. Ci vuole spiegare un po' la scelta di questi colori, le tecniche che lei ha utilizzato e cosa soprattutto, come mai questi soggetti che ricorrono, vediamo delle parti che ricorrono nei suoi quadri, come mai lei è colpita da questi soggetti? Sì. Questo quadro ho voluto illustrare un po' la nostra città Pescara, vista dai miei, con i miei occhi. Quindi pescherecci ormeggiati a porto, il mare calmo. Tutto ciò l'ho illustrato con colori molto brillanti, colori vivi, come la mia voglia di vivere, perché io ho tanta voglia di vivere, quindi metto nel quadro tutto ciò che provo e che sento, tutte le mie sensazioni. Questo è uno dei quadri che ho esposto alla mostra fatta, cioè l'unica mostra fatta finora, perché è da poco che dipingo, è circa un annetto. E sono seguita tuttora dal mio professore, il professor Giorgio Del Bono. Ah, ricordiamo, sì. Il professor Giorgio Del Bono, che abbiamo intervistato poco fa e che è qui in concorso con due opere e una scultura. Sì, quindi lei come allievo ho seguito da poco, è circa un anno, quindi in erba, dice il professore. In erba. Sì. Perfetto, allora proprio per questo le auguro una lunghissima carriera. La saluto e le faccio il mio bocca al lupo per le opere future. Grazie mille. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.